Eccoci qua, questo bicchiere gigante che se Lucrezia allarga un po' l'inquadratura vi fa vedere è il simbolo dello stand di Regione Liguria che è qua alla mia destra, lo vedete, ed è lo stand in cui tanti volontari che arrivano dalla Liguria, ma non solo dalla Liguria, stanno dando focaccia al formaggio, la focaccia famosa di Recco, e limonata e mandarinata, due bevande tipiche del nostro Tiguglio, insomma, eccellenza dell'enogastronomia ligure per promozionare la nostra terra. Dove siamo? Siamo al meeting di Rimini. Siamo al meeting di Rimini, il famoso meeting di Comunione e Liberazione. Avete sentito venerdì l'intervento di qua di Mattarella, che ha parlato dei vaccini come dovere civico, cosa che faccio anch'io, l'ho sempre fatto, ma siccome ho chiesto a tutti i politici di farlo, non mi esimio certamente io dal farlo, e vi dico che siamo qua e domani interverremo, parleremo, ci saranno dibattiti pubblici, anche per dire che vaccinarsi è un dovere civico, direi un obbligo per tutti noi, prima ancora che per la legge che ancora non lo prevede, ma certamente per il dovere che ogni papà, ogni mamma, ogni ragazzo ha nei confronti dei propri genitori e dei propri nonni di far ripartire questo paese. E quest'anno il meeting è tornato per fortuna, grazie anche ai vaccini, ad essere in presenza, perché è un momento importante di confronto, un momento importante in cui le persone si incontrano, è un momento per ascoltare i protagonisti della vita politica, economica e sociale di questo paese. Ieri anche il presidente di Confindustria da qua ha lanciato un importante appello ai sindacati dicendo che vaccinarsi sui luoghi di lavoro è qualcosa di importante per far ripartire l'economia e anche per rendere sicuri i lavoratori, e anche su questo io concordo ovviamente appieno. E la Liguria c'è sempre stata, da quando amministriamo questa regione siamo sempre stati presenti, perché qua passano tantissimi giovani, quella che si direbbe la meglio gioventù, una volta persone e ragazzi che dedicano una settimana della loro estate al volontariato, agli incontri, a conoscere, a sapere, insomma, quello che gli è stato anche negato dal Covid in questo anno e mezzo, quello di conoscere altri ragazzi, confrontarsi, parlare dei diritti. Il tema afghano è ovviamente piombato su questo meeting come una bomba, e quindi è un momento di normalità. E noi, come ogni volta che abbiamo potuto, siamo qua con il nostro stand. Ringrazio sia gli artigiani della focaccia di Recco, li vedete lì, che lavorare al forno con le temperature mi vedete un po' sudato perché siamo intorno ai 32-34 gradi. Non è una cosa facile, ai ragazzi che servono la limonata, che servono la mandarinata. Poi, se vi guardate intorno, usciamo, tanto ci allontaniamo dallo stand perché siamo già stati qua, andiamo fuori e vediamo che c'è tantissima gente che è tornata a affollare questo meeting che io seguivo anche da giornalista e che continuo a visitare ogni anno perché penso che sia un momento davvero importante. C'è la zona delle fontane, ora se usciamo fuori possiamo anche toglierci la mascherina. Prevede che all'aperto si possa fare. Eccoci qua, c'è anche un filo d'aria in più e questo è un pezzo importante del meeting. Domani torneremo qua e parleremo col ministro Gelmini, con il presidente della conferenza delle regioni Fedriga, con altri colleghi di autonomia, dei poteri delle regioni, il governo centrale, le riforme, ma di questo già domani ve ne parleremo a lungo. Quello che volevo farvi vedere è che come Liguria ci siamo protagonisti. Oggi addirittura c'è qualche autorevole albergatore della regione Liguria che dice che abbiamo fatto un agosto anche troppo pieno di turisti. Io francamente il troppo non lo conosco, mi piace vedere una Liguria che è tornata protagonista di tutto, dai film di Walt Disney al turismo, agli alberghi, alle seconde case, all'eccellenza dell'enogastronomia, e ancora di più lo sarà nel prossimo futuro. L'importante è lasciarci alle spalle il Covid e quindi continuare a vaccinarci, e l'importante è programmare il nostro ritorno alla vita, e il nostro stand qua vuol dire anche questo, che siamo tornati e vogliamo tornare da protagonisti. Vi lascio con le ultime immagini delle fontane della fiera di Rimini e con un po' di gelosia per tutta questa gioventù, ma noi tra poco, il 16 di settembre, inaugureremo il Salone Internazionale della Nautica, il primo salone internazionale che si terrà in Italia. Ancora una volta arriviamo primi in un settore che sta dando tanta ricchezza, tanta occupazione, tanti posti di lavoro, tante prospettive ai giovani, e di questo siamo davvero orgogliosi.
Ci rivediamo domani, buona serata a tutti dalla Riviera Romagnola, per una volta non dalla nostra Liguria che ho lasciato questa mattina, dove tornerò domani, ma meritava essere qua oggi proprio per portare la Liguria in Romagna. Ciao!